sostanzialmente anche degli studi indipendenti come quello di Legambiente hanno confermato che una delle maggiori difficoltà del territorio è proprio quella legata al consumo dell'acqua, cioè a un consumo errato di quella che è una risorsa idrica molto importante. Quindi abbiamo pensato di fare un'attività con i bambini delle scuole elementari che sono delle spugne e quindi recepiscono, al fine proprio di insegnargli i comportamenti corretti nella gestione di questa risorsa. E quindi abbiamo pubblicato questo libro che verrà distribuito dalla terza alla quinta elementare nelle scuole appunto della provincia di Teramo, servite dalla Ruzzoreti, un libro didattico in cui c'è questo gamberetto, questo crostaceo Dalfi che spiega a una bimba i comportamenti corretti nei confronti dell'acqua e dell'ambiente. Come è nata questa collaborazione con l'IZS? Ma noi collaboriamo ormai con l'IZS già da 10 anni su diversi progetti che riguardano la sicurezza dell'acqua, così abbiamo pensato di coinvolgerli anche in questi. Loro già erano autori di manuali didattici per altre cose, quindi ci siamo incontrati in questo progetto. Non posso non chiederle del comunque buon risultato, ottimo risultato del piano di riduzione dei prossimi anni delle bollette. Sì, grandissima soddisfazione non solo per la riduzione in un periodo storico così importante, ma anche perché alla fine si è confermato tutto quello che avevamo previsto e messo in essere nel piano industriale che era stato votato 3 anni fa dai sindaci e poi quello rinnovato ultimamente. Quindi un lavoro costante che ci ha premiati e ne siamo veramente molto molto soddisfatti. Una collaborazione che dura da 2002. Questa invece è un'iniziativa che riguarda la comunicazione per lo spreco dell'acqua, che è una risorsa non infinita, e l'educazione per i più piccoli. Già diversi manuali erano stati fatti dall'IZS e questo è un modo anche per cercare di indirizzare i più piccoli verso le buone pratiche. Sì, siamo coscienti tutti che non ci si salva da soli e far passare il messaggio tra i più piccoli è la cosa più importante.